tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, c'è freddissimo, ragazzi, c'è freddissimo. Non c'è il fumo dalla bocca soltanto perché siamo in auto, ma veramente siamo sotto zero oggi. E va bene, quindi ci siamo messi il cappellino di lana. Anche loro sono vestiti bene perché veramente meglio prevenire che curare. Quindi, allora, stamattina, oggi è una giornata un pochino impegnata. Ultimamente... Cosa c'è? Ciao, saluta amore. Eh sì, andiamo in giro con le ruote. Sì, fate ciao. Ciao. Maurizio, ciao. Ciao. Ah no, Maurizio no, non fa ciao. Allora, dicevo che oggi è una giornata abbastanza impegnativa perché abbiamo tanti giri da fare. I vlog di dicembre, non so se avete notato, ma iniziano quasi sempre in auto, in macchina, perché non so se capita anche a voi, ma a dicembre lo passiamo veramente tantissimo fuori casa, perché tra i regali, i preparativi, perché allora intanto anche quest'anno la vigilia di Natale la festeggeremo a casa nostra, quindi abbiamo da preparare. Io sono felicissima, ci saranno le stesse persone dello scorso anno. Se non avete visto il video della vigilia, il vlogmas dell'anno scorso della vigilia, vi lascio il link qui sopra da qualche parte. Basta, amore. Dicevo, ci saranno le stesse persone dello scorso anno, sono contentissima, quindi però insomma è un po' impegnativo perché dobbiamo preparare la cena della vigilia di Natale per... saremo in... papà, quanti saremo? 15? 14, ho già fatto i calcoli papà, meno male che c'è lui che mi organizza. No, siamo in tanti, quindi ci stiamo organizzando appunto, quindi stiamo valutando anche diverse idee per i menù. E detto questo, quindi stiamo girando anche per quello, dobbiamo comprare i regali di Natale perché siamo in ritardo quest'anno, siamo in ritardo, in super ritardo. Ma adesso dove stiamo andando? Allora, stamattina andiamo a vedere una casa, perché come si dice casa? Camilla, dillo bene, casa. Andiamo a vedere una casa perché chi mi conosce da un po' sa chi mi conosce da un po' sa che stiamo cercando casa, perché sì, Camilla, casa. Caca. Ma tu dici caca, ma non si dice caca, amore, si dice casa. E dicevo che chi mi segue da un po' sa che stiamo cercando casa, perché la nostra casa è diventata un po' piccola per tutti. E stiamo girando da un po'. Stamattina ne andiamo a vedere una. Vediamo com'è anche questa, perché qualcuna l'abbiamo già vista, non ho vloggato perché quando siamo andati a vedere le altre case eravamo veramente molto di corsa. Stamattina che siamo un po' più tranquilli perché oggi è sabato, per noi è sabato, non so quando uscirà il video, ho un po' più di tempo per spiegarvi tutto, va bene. Quindi adesso andiamo a vedere la casa nuova, chissà che sia quella giusta, ma chi lo sa. E vedremo. Quindi adesso andiamo e ci vediamo dopo. Allora, ovviamente non potevo riprendere per questioni di privacy, ma la casa che abbiamo visto è quella che vi ho fatto vedere un po' da lontano, quella un po' rosa con gli alberi davanti. Papà, ti piace quella casa? Sì. Sì, a papà è piaciuta, devo dire che è piaciuta anche tanto anche a me. E vabbè, i padroni di casa sono stati fantastici perché hanno fatto giocare i bambini, perché loro hanno due nipoti e avevano un sacco di giochi in giro per casa e hanno fatto giocare i nostri bimbi con i loro giochi. Sono stati veramente molto molto carini e molto ospitali, quindi vabbè, non ci seguono ma grazie lo stesso. Adesso ovviamente noi faremo le nostre valutazioni perché non sappiamo assolutamente se può essere la casa dei nostri sogni, come dico io, perché ci sono delle esigenze appunto domestiche. Noi abbiamo proprio dei parametri precisi che stiamo cercando in una casa, questa li rispetta quasi tutti, quindi vediamo, vi faremo sapere, vi terremo aggiornati e,
Vediamo, vediamo, non lo so. Adesso siamo di nuovo in auto, quindi vi dicevo, e stiamo andando in centro, anche se è tardi, cioè è quasi l'una. È quasi l'una, è quasi ora di pranzo, i bambini non hanno pranzato, ma abbiamo fatto colazione poco prima di vedere la casa, quindi un paio d'ore fa, per cui hanno ancora autonomia. Purtroppo gli orari in questi weekend sono poco rispettati, perché abbiamo tante, tante cose da fare. Stiamo andando in centro perché dobbiamo andare a vedere in un negozio in particolare se troviamo delle idee regalo, oppure se compriamo proprio No, Camilla dice no. Camilla, come no? Sì. Ah, sì. No. Sì. Camilla dice sì, Maurizio. No, allora, Camilla dice no e Maurizio dice sì. Vediamo se troviamo dei regali di Natale, perché siamo in ritardo. Mi sta venendo l'ansia del Natale. Non so, capita anche a voi? ditemi che non sono l'unica, perché tutti gli anni mi faccio prendere dall'ansia. Adesso stiamo per parcheggiare l'auto e poi andiamo in centro. Vi facciamo vedere un po' quello che... Non vi faccio vedere quello che compriamo, perché gli ospiti della serata della vigilia di Natale vedono i miei vlog. Ciao! Saluti! Non vi spoiler i regali, non ve li faccio vedere, inutile che state lì. Vabbè, allora niente, dai, a parte gli scherzi, ci vediamo dopo, andiamo in giro per negozi. In auto, io non so se riuscite a vedere il mio naso, è rosso, e quello di Camilla ancora peggio. No, non si, si vede un pochino. Mamma mia ragazzi, c'è troppo freddo, io non lo sopporto il freddo. Comunque adesso siamo in auto e abbiamo guardato un po' di negozi per i regali. Mi sento tutta la faccia tirare dal freddo, anche le labbra secche. Adesso metterò il burro cacao. Adesso andiamo a casa, che andiamo a mangiare perché è tardissimo e abbiamo tutti fame. Avete fame voi? Pappa! Andiamo a mangiare la pappa? Sì! Come nonna? Sì! Sì! Maurizio dice sì! Andiamo a mangiare la pappa! Buona! Dimmi amore! Allora adesso andiamo a mangiare la pappa, poi oggi pomeriggio torneremo a uscire. Cioè, come vi dicevo, ormai siamo sempre fuori casa. Torneremo a uscire e dobbiamo andare a vedere ancora per i regali, perché non abbiamo comprato ancora niente, perché abbiamo visto qualcosa ma non abbiamo comprato niente, ed è molto male, molto male. Comunque va bene, adesso andiamo a mangiare e ci vediamo dopo. Ciao. Fuori c'è ancora più freddo e buio, come potete vedere. Ho acceso la lucina qua in auto e il nostro tour non è ancora finito. La giornata è ancora lunga per noi perché non abbiamo ancora concluso nulla. Stiamo girando a vuoto da stamattina, direi, ma speriamo che dopo questi ultimi giri del pomeriggio inoltrato, perché sono le 6, di riuscire a concludere almeno qualcosa. Vediamo. E quindi niente, andiamo a fare una passeggiata e nel mentre cerchiamo di quagliare, come si suol dire.
Allora, dunque qua c'è una temperatura decisamente più accettabile, siamo nel centro commerciale e adesso facciamo un giro per i negozi, vediamo che cosa troviamo. Intanto stiamo facendo una passeggiatina perché ancora c'è veramente troppa gente anche soltanto per guardarli i negozi, quindi facciamo prima una passeggiata esterna e guardiamo solo le vetrine e poi andiamo un pochino più mirati nei negozi che ci interessano quando ci sarà, spero, un pochino meno gente, ma speriamo, perché comunque è il periodo natalizio e si sa che c'è gente ovunque, giustamente. Allora, siamo qua davanti a Babbo Natale, adesso ve lo faccio vedere perché è là dietro, aspettate, eccolo là. Solo che Camilla non vuole andare da Babbo Natale perché ha paura. Non ci vuoi andare da Babbo Natale? No? E se ti porta la mamma in braccio? No? No, amore? Oh, che brutta faccia, brutta, brutta. E senti, se ti porta la mamma in braccio ci vieni da Babbo Natale? No? No, niente, allora non la facciamo una foto con Babbo Natale. Guarda che c'è Camilla, no, non piangi un colore, non ci andiamo, mica obbligatorio. Io pensavo che tu lo volessi salutare. Non lo vuoi salutare da Babbo Natale? No. Niente, il Babbo Natale lo guardiamo da qua, va bene. Maurizio ci andrebbe perché lui ha detto sì sì, ma lei proprio se ne parla proprio. Vabbè, niente Babbo Natale, lo guardiamo da qua. Allora, siamo riusciti a fare la foto con Babbo Natale, quindi ve la metto subito dopo questa clip. Io adesso non l'ho ancora vista, ve la metto dopo nell'editing, non l'ho ancora vista, ma Maurizio sicuramente l'ha girato, si sono invertiti i ruoli perché Maurizio, quando siamo arrivati, aveva paura, lui che ha detto sì 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 che voleva andarci, e Camilla invece si è messa in posa. E vabbè, va bene, e alla fine abbiamo fatto la foto con Babbo Natale, adesso continuiamo il giro. Babbo Natale! Maurizio! Dove è andato dagli altri bimbi? Maurizio, hai visto che non c'è più Babbo Natale? È sparito? È andato dagli altri... non c'è più! Non c'è più Babbo Natale! Ma è andato dagli altri... No, non c'è neanche di là! Dove è andato? È andato dagli altri bimbi? Ma dai, è scomparso, amore, è volato via con le renne. Oh, 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 è andato via con le renne. Niente, dai, andiamo. È andato via, andiamo. Allora, siamo ritornati in macchina, oddio, ci si vede poco. Sì, allora, adesso noi vi salutiamo perché oggi è stata una giornata infernale, non abbiamo comprato nulla, quindi sicuramente seguiranno degli aggiornamenti su Instagram, direi molto probabilmente, per cui se non mi seguite su Instagram, seguitemi, mi trovate con lo stesso nick Come Sopravvivere ai Gemelli. Adesso devo accendere la luce, guardate come siamo messi, aiuta, non si accende la luce, ok. Vabbè, papà, com'è stata questa giornata? Guardate la faccia del papà. Dai, è stata così terribile? Un po'. Cioè, gli uomini non sono fatti per lo shopping. Va bene, ragazzi, un bacione, perché anche i bimbi stanno reclamando, sono stanchissimi, anche loro hanno ragione. Ci dirigiamo verso casa e grazie a tutti per aver visto questo vlog e ci vediamo alla prossima. Vediamo se hanno voglia di salutarvi. Adesso siamo fermi in macchina. Ciao! Ciao a tutti, grazie!